L'esasperazione ci ha portato a questo, perché dopo tante discussioni, tante promesse, tante cose dette, ovviamente abbiamo deciso di fare questa cosa qua, deciso in poche ore, perché non se ne può più. La disperazione e l'esasperazione ci ha portato a fare questo gesto. Ognuno di voi ha una storia personale ormai complicatissima, mutui che saltano, addirittura famiglie che saltano, perché ci sono stati una quindicina di divorzi, gente che mancava pochi mesi per pagare il mutuo di casa, hanno dovuto vendere casa per poter fronteggiare le spese, le cose. Ci sono stati, voglio ricordare, tra virgolette, se è giusto o sbagliato, 4-5 nostri colleghi che ci hanno lasciato. Certo, anche se non è una cosa che purtroppo è così. Per dire, oltre il danno la beffa, e quindi è un insieme di cose che con la testa poi non stai più e decidi di fare qualcosa, ovviamente sempre nel rispetto delle leggi, delle cose, però è una cosa che secondo me andava fatta, certo, il collega che ha aderito a questo, sperando che altri nostri colleghi aderisca. Ci seguano. Qual è l'obiettivo? Cosa volete ottenere? L'obiettivo è il lavoro, che le istituzioni velocizzano la pratica, le cose che stanno in atto, che al più presto si risolve la questione. Istituzioni le stesse che vi avevano pesantemente illusi del fatto, no, che tutto questo appunto venga fatto immediatamente qui in sede regionale, perché se facciamo nuovamente intervenire il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, i tempi si allungano drasticamente e noi non ci possiamo permettere, perché sono 7 mesi che appunto siamo senza ammortizzatori sociali, siamo veramente allo sfinimento. Le nostre famiglie non ce la fanno più, anche noi, i nostri figli, tutti quanti. È una situazione che ormai è diventata personale per ognuno di voi si arrampica per riuscire a sbarcare il lunario. È normale, ognuno di noi cerca di poter arrancare dove trova da poter, tra virgolette, lavorare a nero, come è successo ad alcuni episodi, di lavorare 8-10 ore per prendere solo 20-30 euro e non è possibile, non è più possibile andare avanti. Tutto questo i sindacati? I sindacati comunque ci sono sempre stati vicini. Chiaro, qui apriamo e chiusa la parentesi, qui la colpa è un po' di tutti, cominciando anche noi, perché magari anche noi stessi, è inutile negarlo, quando siamo andati a fare varie manifestazioni non siamo mai stati compatti, non siamo mai stati uniti. Però presumo che adesso in questo periodo serve compattezza, serve unità. Assolutamente sì, assolutamente sì. I sindacati, come dicevo, sono sempre stati vicini. Poi, quando poi, cosa rimproverare il sindacato? Nel momento in cui si va a Roma, si firma un accordo in sede ministeriale con l'immediata assunzione e anche loro restano, tra virgolette, spiazzati di queste assurdità che forse possono succedere forse solo in Italia, ditemi voi cosa possiamo rimproverare. Certo, è inutile, qui la colpa è un po' di tutti. Arrivare a fare lo sciopero della fame è umiliante, perché state rivendicando un diritto sacrosanto. Assolutamente, ci sono stati degli episodi ben più umilianti di questi, assolutamente, questo non è assolutamente umiliante, anzi, questo è proprio spero che sia l'ultimo altro estremo di una situazione assurda, perché... Basta, siamo stanchissimi.